Non ho avuto mai persone gelose più di me. Lo guardano tutti, belli, brutti, grandi, piccini, anziani, e quindi lì è proprio che faccio. Gelosia nel senso di limite, cioè non fare questo, non fare quello, non guardare quello, non farti guardare, appunto in sicurezza. Il minimo mal di pancia che senti quando vedi qualcosa che ti suscita un sospetto o altro. Ti parte lì la cosa. E questo come lo affronti? Considero una persona gelosa. Sono gelosa di tutto, anche dei miei vestiti. Sei una persona che tende ad avere un istinto protettivo nei confronti delle persone. Semplicemente di due persone, della mia fidanzata e della mia mamma. Io non mi considero una persona gelosa, forse istintivamente un po' lo sono. Il primo fidanzatino che ha avuto la mia amichetta, io ero gelosa perché lui rubava il tempo che io dovevo trascorrere con lei. Ci sono troppe possibilità, troppi fraintendimenti, troppi social. Sicuramente mi è capitato di avere delle partner, che provavano gelosia nei miei confronti. Avevo il dubbio che l'altra persona potesse avere delle altre relazioni. Magari delle attenzioni che vanno un po' oltre il semplice interesse di conoscenza che si può provare verso un amico. Penso che quando ci tieni a qualcuno o qualcosa, tendi a mostrarti, un po' geloso. L'ho smussata, poi da quando c'è il mio attuale compagno ho riscoperto di essere una morbosa gelosa, proprio anzi patologica, patologica sì, a stalker quasi. Comincio diciamo una nuova storia, la prima cosa che fai è vai a vedere sui social, no? Io ho delle amiche molto alla Charlie's Angel, quindi appena gli mando il nome di un ragazzo mi arriva tipo l'autobiografia, subito tutto, contatti, ex, non ex. Mi arriva un'email che mi fa intendere che qualcuno ha provato ad entrare sul mio account di Instagram. Ovviamente mi sono arrabbiata tantissimo. Il cellulare qualche volta lo guardo, sì. Ma pura curiosità, non assolutamente lungi da me. Non darei mai in mano il mio telefono al mio partner, perché è una cosa mia e se non ti fidi, no, non ha senso stare insieme. Si scoprono un sacco di cose, ragazzi. Io ho scoperto le chat passate dei vecchi amori. Questa è una cosa che mi ha fatto un po' male. Mi dà fastidio pensare che lei sia stata con altre persone. E anche a lei sicuramente dà fastidio. Non posso essere gelosa di un qualcosa che c'era quando io non c'ero. Si spera che se sono ex. Ciaone! Chiaramente ognuno di noi ha un passato in cui ha frequentato altre persone, ha fatto altre esperienze e trovo che sia estremamente positivo, anzi, l'aver incontrato altre persone, perché queste ti hanno poi portato all'incontrare quella persona. Si scoprono i like, quelli sono. Quelli sono un po', come dire, un colpo al cuore, però in realtà anch'io gli metto i like. Quando ero single pubblicavo delle storie, appunto per vedere se delle ragazze me le guardavano e per farle ingelosire. Sì, ha funzionato. Una volta mi sono arrivati tre messaggi subito, chi è quella, chi è quella, chi è quella, da tre persone diverse. Quando vedo foto o stories in cui magari può esserci una situazione strana, la prima cosa che faccio è contare fino a 10, pensare alle possibili situazioni in cui il partner si è trovato. Ma chi è quella? Ma è mia cugina, non ci credo che è tua cugina. Uno si fa soltanto dei castelli in aria, magari vedendo una storia, vedendo una foto, e quindi va in paranoia senza alcun motivo. Se tu non fai una cosa perché io ti chiedo di non farla, per me non ha lo stesso valore di quando tu non fai una cosa perché non vuoi farlo, semplicemente. Cioè, che
cavolo cambia, niente. Se non ti vuoi fare del male, non lo fare. Il momento in cui uno vuole veramente tradire, di certo non lo pubblica sui social, specie se ha un legame ufficiale con un'altra persona. Sei tranquilla che non ho nemmeno il tempo per tradirti, visto che ci vediamo tutti i giorni, quindi... Dalla gelosia il confine che non deve essere mai superato è quello relativo all'ossessione, quindi controllo i suoi social, controllo la sua vita. Sì, ho degli account falsi. Quando la gelosia è proprio morbosa, diventa malata, cosa che purtroppo ho anche provato. Sicuramente non fare delle azioni che possono arrecare danno all'altra persona, non fare del male. È capitato di avere un partner particolarmente geloso. Io dovevo stare nel mio, io ero la sua, cioè nessuno ti deve guardare, ti deve toccare, che ansia, cioè nel senso... calmiamoci. Non volere che una determinata cosa, una determinata persona venga addirittura toccata, guardata, sfiorata, allora lì si passa il limite. Arrivato addirittura a dire io ho persone che ti seguono e ti fanno le foto per sapere dove sei. Poveri loro, cioè non hanno niente da fare nella vita, mi dispiace anche per te. Sostanzialmente mi ritengo una persona a cui dispiace molto creare fastidi agli altri, nel senso mi dispiace se io sono motivo di tristezza per una persona, soffro molto, però ritengo che non ci si debba limitare troppo, specialmente quando magari un qualcosa è la tua passione più grande. La gelosia è soltanto la manifestazione di uno stato di insofferenza che magari si ha all'interno della coppia. A volte in realtà la gelosia permette di esternare dei malesseri e affrontarli insieme al partner e magari risolvere insicurezze che si hanno all'interno della coppia. Assolutamente no, la gelosia non è legata all'intensità dell'amore. Io sono geloso di una persona che amo perché la voglio proteggere, perché la voglio coccolare e tenere per me in un certo senso. Secondo me la gelosia è una questione di fiducia, perché se non c'è la fiducia è inutile che stai insieme a qualcuno. Non è che non mi fido della mia ragazza, ma di tutte le persone che le stanno intorno. Viceversa, lei si fida di tutte le altre ragazze, ma non di me. Devi avere la fiducia immensa nell'altro. Se non ce l'hai, lascialo. Cambiare modo di comportarsi vorrebbe dire condizionare te stessa e condizionare quello che sei, e quindi è sbagliato. Ogni tanto mi giro a guardare altre ragazze, ma la mia ragazza sa che è parte del mio carattere e io non posso cambiare, o mi vuoi così o... Adesso per fortuna con il mio attuale partner faccio tutto quello che voglio. No, scherzo. Però sono decisamente più libera. Il partner deve amarti e accettarti per quella che sei, e probabilmente ti ama perché sei così. Se ami me in qualità di Davide, ami quello che io voglio fare nella vita, mi stai accanto, mi sostieni. Alcune volte amare vuol dire anche sostenere una persona senza necessariamente capire al 100%. La gelosia un minimo tutti ce l'hanno, cioè anche quelli che dicono no, io gelosa ma... Non è vero, siamo tutti un po' gelosi. Quando ami, per forza di cose, un minimo di gelosia e di protezione nei confronti della persona lo provi. Se non sei geloso per niente, secondo me non sei così innamorato. Secondo me la gelosia va affrontata e va gestita proprio lavorando in primis su se stessi. Amati sempre. Vieni prima tu e poi il partner. L'altra persona è soltanto un valore aggiunto e non è una tua costola, un tuo pezzo senza il quale non vivi o vivi peggio. Amandosi bisogna arrivare a camminare nella stessa direzione insieme alla persona con cui si è scelto di fare un percorso di vita. Se ti è piaciuto questo video, commenta, condividi e iscriviti al canale. Qui potrai trovare gli altri episodi della serie e tanti fantastici contenuti.